È stata presentata alla stampa stamane nei locali della Biblioteca Comunale di Canalicchio a Tremestieri Etneo la 19ª giornata nazionale della colletta alimentare, che si terrà su tutto il territorio nazionale sabato prossimo 28 novembre. Presenti Domenico Messina, direttore del Banco Alimentare Sicilia Onlus, e Filippo Imme, presidente dell'Associazione Accoglienza e Solidarietà, che ha presentato il primo progetto in Sicilia di market solidale. Per noi è un evento molto importante perché è il momento in cui incontriamo tutti i cittadini che vogliono fare la spesa, che vogliono aiutare il prossimo e che vogliono condividere insieme a noi quello che tutti i giorni facciamo, cioè aiutare i poveri attraverso gli alimenti. Per noi questo momento quest'anno assume un'importanza molto particolare perché l'ultimo 3 ottobre siamo stati ricevuti in udienza dal Santo Padre, il quale ci ha esortato a continuare in questa nostra azione di aiuto ai più deboli e soprattutto ci ha ricordato che tutti, anche i poveri, sono persone e non numeri. E quindi noi quest'anno vogliamo incontrare tutti tenendo conto di questo importante fatto, che tutti siamo persone, che tutti possiamo fare qualcosa. Progetto Spendiamoci Bene, che vede la realizzazione nella fase finale di un emporio solidale, è un progetto molto articolato di sostegno alle famiglie più disagiate, realizzato da un gruppo di associazioni di volontariato che da anni operano nell'accoglienza e nel sostegno delle famiglie che versano in condizioni di indigenza, e attraverso delle procedure semplici ma al tempo stesso innovative. Il passo finale sarà l'apertura di un supermercato, un emporio solidale che è un supermercato di medie dimensioni nel quale vengono distribuiti prodotti alimentari, ma non soltanto prodotti alimentari, prodotti per l'igiene della casa, della famiglia, prodotti per l'infanzia, vestiario, giocattoli, tutto quello che serve ad una famiglia che purtroppo in questo momento versa in condizioni di indigenza.